Devo dirvi la verità, mi aspettavo una vittoria dell'Inter, perché me l'aspettavo. Però così tanto rotonda, ecco, quello no, quello assolutamente no, così tanto pesante, perché tre gol al Maradona, alla squadra campione d'Italia in carica, è un risultato che fa discutere. E molto, certo, il Napoli ha dei problemi. In questo momento il Napoli è una squadra che viene da un cambio allenatore. Mazzarri è in panchina al Napoli da 15 giorni scarsi, quindi è non normale, normalissimo che possono avere alcune cose da sistemare, se no banalmente sarebbe rimasto Garcia. E devo dire che forse il risultato è bugiardo, perché mi sono recuperato la partita questa mattina. Io sapevo l'unica cosa di mia conoscenza era che avesse fatto gol Thuram, perché ieri sera era una cena e il ragazzo a cui, che mi aveva invitato a cena mi ha detto sì, gol di Thuram, ce l'ho fantacalcio. E io ho detto ecco, io non volevo spoiler di questa partita per recuperarmela in maniera un po' più pulita e non ci sono riuscito. E quando hanno fatto gol, vabbè, subito quello di Thuram annullato, ho detto ah, dai, è questo, invece no, l'hanno annullato. Poi quello di Calhanoglu e quello di Barella mi avevano già fatto capire che tipo di mood ci sarebbe stato, però risultato bugiardo perché il Napoli almeno un gol avrebbe meritato, probabilmente. Un primo tempo un po' così, cui sia il Napoli che l'Inter cercavano di farsi male senza riuscirci, qualche conclusione dalla distanza come quella di Elmas, e poi il gol di Calhanoglu è meraviglioso, arriva in un momento chiave, cardine della partita, dove appunto dopo diventa complicato, perché se vai in vantaggio Inter e svantaggio Napoli 1 o 2 minuti prima dell'intervallo, la partita cambia per forza di cose. La cosa che fa paura dell'Inter è che è una squadra che un gol, 2 gol, 3 gol, 4 gol, continua ad andare, vuole continuare a segnarli. Poi ribadisco, per me il Napoli almeno un gol avrebbe meritato, però l'Inter ti dà proprio la sensazione di essere una squadra costruita in un certo modo, pronta, di essere una squadra tosta da affrontare, difficile da affrontare, e noi l'abbiamo vista soltanto una settimana fa, l'abbiamo vista domenica scorsa, e secondo me lì l'Inter non ha fatto la partita da Inter che poteva fare. Insomma, siamo secondi, giriamoci intorno come vogliamo, rimaniamo secondi a meno 2, e questa era la giornata in cui potevamo sfruttare il calendario. Questa qua era la giornata un po' più tosta per loro che per noi. Invece siamo più, andati più vicino noi che loro in realtà a lasciare dei punti per strada. La prossima è tosta per noi e non solo, perché ora questo dicembre ci regalerà il Napoli all'Allianz Stadium, quindi in casa nostra. Il Genoa e il Frosinone in trasferta e poi ancora una volta in casa, per fortuna Napoli e Roma in casa. Perché? Perché guardi la classifica e oggi c'è la Juve, l'Inter. C'è il Milan che è comunque qui vicino a noi, però poi c'è una sorta di voragine, no? La Roma, il Napoli, la Fiorentina, il Bologna anche, vediamo l'Atalanta se questa sera potrà arrivare lì intorno, ma il Napoli non è più al quarto posto, condivide 24 punti con la Roma, la Fiorentina meno 1, il Bologna meno 2, appunto vediamo l'Atalanta se arriverà anche questa meno 1, sono lì, queste squadre qui, quindi sul quarto posto si apre una bagarre. E noi dobbiamo affrontare le due squadre che in questo momento sono le candidate all'accesso in Champions, che sono appunto Napoli e Roma. E quindi no, non sarà per niente semplice, non sarà per niente facile. Che cosa deve fare la Juve? Quello che ha fatto fino adesso dal punto di vista dei risultati, deve continuare a macinare questi risultati, però deve prendere spunto da questa Inter. Perché quello che voglio farvi capire, io in questi giorni ho continuato a leggere persone che mi dicono che io voglio il bel gioco, quando io da sempre vi dico che del bel gioco non me ne frega niente. E ne faccio proprio un discorso di approccio, di mentalità, di quello che l'allenatore deve passare alla squadra. E io vedo che la Juventus è impaurita. All'inizio del ciclo di Allegri, del secondo ciclo di Allegri, vi dicevo, mi sembra quasi che Allegri non si fidi dei suoi giocatori. Ora, credo che questa cosa sia data per assodata ormai. Dopo 2 anni e mezzo di ciclo dell'Allegri bis, assodata, Allegri no, non si fida al 100%, non si fida ciecamente, perché ha capito che non ha la squadra, lo sapeva già, ma sa che non ha la squadra del primo ciclo. E
E quindi ha paura che questi giocatori probabilmente con qualcosa in più non riescono a raggiungere dei risultati. Che non sono stati raggiunti anche con qualcosa in meno in realtà, perché abbiamo giocato speculativi per 2 anni interi, abbiamo provato un approccio differente quest'anno e ci siamo spaventati da quella debacle col Sassuolo. Ma quello succede anche se giochi speculativo, cioè se quella giornata lì puoi giocare in qualsiasi modo, approcciare la partita in qualsiasi modo, ma se in quella giornata lì hai 2-3 giocatori che non sono in giornata, la frittata la fai lo stesso. La Juve sta raggiungendo dei risultati, sta raccogliendo dei risultati senza ombra di dubbio, ma la Juve sta facendo molta fatica. Cioè la sensazione vera e propria è che l'Inter e la Juventus stia facendo una lotta utilizzando delle armi differenti, una sorta di guerra. L'Inter con i carri armati, con i fucili, la Juventus con i Super Liquidator. Non per il valore della rosa, o comunque non solo, perché l'Inter è, per quanto mi riguarda, la rosa più profonda di tutte, la rosa più qualitativa di tutte, la miglior rosa in Serie A. Ma per quello che è l'approccio alla partita, per quello che è la cattiveria con cui vanno a giocare le partite, vanno a chiudere le partite, è impressionante. L'altra sera, un esempio clamoroso, in Champions League, perdevano 3-0 col Benfica. E noi ci abbiamo giocato l'anno scorso col Benfica, siamo stati anche là da loro. Ed è un inferno, poi è un Benfica diverso questo di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso, ci mancherebbe altro, a parte che l'Inter ha battuto anche quello dell'anno scorso, ma va bene, non nello stesso momento in cui ci abbiamo giocato noi dopo che avevamo ceduto Enzo, ma va bene. Però essere sotto di 3 gol in Champions League, tra l'altro subire una tripletta da João Mario, che è l'ex meno atteso della storia dell'Inter credo, e avere la capacità di ribaltarla quella partita e quasi vincerla, ragazzi, quella lì non è un discorso di, non solo perlomeno di giocatori forti, perché l'Inter continua ad andare. E la cosa che mi fa arrabbiare in tutto ciò è che la Juve tutte le volte che ha provato a voler fare il gol sembra quasi dare l'impressione di riuscirci. Non ultimo l'altra sera arrabbiò col Monza e si inventa quella giocata lì. Mi è tornata un po' alla mente la partita dell'anno scorso tra la Juventus e l'Atalanta, Juve-Atalanta 3-3, la prima partita post penalizzazione, la ricorderete. Io lì ero molto contento per quello che avevo visto nella Juventus, perché avevo visto uno spirito, una voglia di vincerla quella partita, di portarla a casa, comunque di andare a far male all'avversario. Poi ci sono stati degli errori individuali, perché lì ci sono stati tanti errori individuali, tanti gol subiti per errori della difesa. Succede, sono cose che succedono, non solo date dal modo di giocare. Per dire, il gol che prendiamo con l'Inter, ragazzi, io continuo a leggere persone che mi dicono che noi prendiamo quel gol lì perché la Juve vuole pressare. No, noi prendiamo quel gol lì perché non ha senso che Rugani esca. E l'Inter ti dà la dimostrazione, l'Inter è una squadra che può anche non avere la palla, può anche rimanere nella propria metà campo, però riparte e sa difendere, sa come si difende, sa quali sono i tempi di uscita. Noi invece riusciamo a farne solo una delle due. E ribadisco, non è solo un discorso di giocatori, perché banalmente potremmo provare a emulare, a imitare l'Inter, e poi magari quella palla che mette Cuadrado per Thuram e quel taglio che fa Thuram non lo facciamo. Quel tiro di Çalhanoğlu che va a sbloccare la partita, magari abbiamo un centrocampista che non lo fa. Quell'inserimento di Barella, quello stop di Barella con cui si mette poi bene il pallone, magari non lo fa. Però la mentalità di andare a vincere le partite, di fare un altro gol in più, 6-1-0 bene, dobbiamo andare 2-0, 6-2-0 bene, dobbiamo andare 3-0, quello non è un discorso di qualità dei giocatori, quello è un discorso di paura di non poter fare quella roba lì, perché la lettura sui giocatori è un'altra. E ribadisco, se il nostro obiettivo è guardare la classifica e dire va bene, l'Inter tecnicamente, tatticamente, mentalmente troppo di più di noi, non ce la possiamo fare, lasciamola andare, concentriamoci sul Milan che ha 4 punti e concentriamoci sulla Roma e sul Napoli, che sono squadre che lotteranno per il quarto posto e ce le abbiamo da affrontare, e quindi anche solo un pareggio per mantenere queste distanze ci potrebbe andar bene. Però è un altro discorso, questo va, quello che stiamo facendo va benissimo, anzi oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Ma dico questo perché nelle pagelle l'altro giorno ho dato 5,5 ad Allegri e 4 a Vlahovic. Sembra quasi che il 4 a Vlahovic sia stata una roba da eroe. Oh, finalmente bocciato Vlahovic, super bocciato Vlahovic, ragazzi, ha fatto una brutta partita, gli do 4. 5,5 ad Allegri, sembrava quasi gli avessi dato 2.
Ma come puoi pensare che Allegri prenda 5 e mezzo? Ragazzi, se non mi piace lo spirito che viene dato alla squadra, non si parla di gioco. Cioè qua non si, voglio essere veramente chiaro, non si parla di gioco. Perché la cosa che invidio all'Inter non sono le ripartenze, un po' sì, ma non è quello il principale. Non sono i giocatori. Non è l'allenatore, perché Inzaghi mi sta su tantissimo dal punto di vista comunicativo. Proprio mi sta antipatico come pochi. Non sono queste cose, ma non è nemmeno la tattica, non è Di Marco, non è Lautaro, no, non c'è niente di tutto questo. È l'odore del sangue. Io all'Inter invidio il fatto che riescono a sentire l'odore del sangue. Mi sembrano veramente degli squali. L'Inter è come mettere un pezzo di carne, una bistecca, nella teca degli squali. Quella cosa lì è quella che gli invidio. E io torno a dirvi, io non credo che la Juve vincerà lo scudetto quest'anno. E credo che la Juve non possa essere considerata una squadra a scudetto finché non sistemerà quella roba lì. Fino a che un gol va bene, se non benissimo, non potremmo essere una squadra da scudetto. Potremmo essere una squadra che arriva agilmente nelle prime quattro posizioni. Agilmente. E ci siamo. E siamo in linea. Ce la giochiamo col Milan, ce la giochiamo col Napoli, forse con la Roma, forse con la Fiorentina, forse con l'Atalanta, forse col Bologna. Ma siamo avanti e quindi d'ora in avanti negli scontri diretti anche dei pari vanno bene se non benissimo. Bisogna capire qual è la vera lettura. Ed è il discorso che facevo ieri sul DNA, sull'impronta, perché questo è l'anno zero. Se alla proprietà va bene se non benissimo non avere grandi ambizioni, cito John Elkann, allora chi se ne frega. Spero che facciamo spero di non perdere col Napoli, spero di non perdere con la Roma, spero di fare 3 punti, forse non è il Genoa, perché comunque spero di fare 3 punti, però manteniamo le distanze. Poi se l'Inter va, è giusto che debba andare, è logico che debba andare. Invece io vi dico no, io adesso, dato che in questo modo comunque siamo rimasti lì, e per me è un miracolo, vi dico la verità, per me è un miracolo dal punto di vista dei risultati. Allegri sta facendo un lavoro meraviglioso dal punto di vista dei risultati. Meraviglioso, da 10 Allegri dal punto di vista dei risultati, lavoro da 10, perché non era facile raggiungere quei punti in questo modo qui. È per questo che vi dico, io ho paura che non sia più sufficiente, faccio il gol e poi lo difendo. Quindi all'Inter invidio l'odore del sangue, un gol, 2 gol, 3 gol in casa, in trasferta, contro l'Empoli, contro il Sassuolo, contro il Milan, contro il Napoli, andare a farne un altro. È lì che vi dico, mi ha deluso tanto l'Inter a Torino, arrendevole, e quella lì era la partita giusta. Lì secondo me Inzaghi ha avuto paura, ha avuto seriamente paura della Juve. Faccio un errore, prendo gol, ci ha rispettato, Inzaghi a Torino ci ha rispettato tanto, ma ha avuto paura della Juve, perché ero convintissimo che la Juventus un pareggio sarebbe andato divinamente. Un pareggio all'Inter secondo me non è andato così bene. Poi hanno più probabilità loro di allungare che noi, di arrivare, di accorciare, di andare. Io ci ho sperato, ripeto, pensavo che l'Inter alla fine avrebbe vinto con il Napoli, non pensavo così tanto. Risultato bugiardo, poteva prendere gol, però l'Inter è una squadra che sente l'odore del sangue e non molla mai, vuole andare avanti. Noi siamo una squadra che personalmente ritengo un miracolo di essere lì a 2 punti da questa Inter qui e ancora poter sperare che possano inciampare. Però la domanda è più probabile che inciampi la Juve o che inciampi l'Inter? Non solo per la qualità dei giocatori, ma per l'approccio che hanno. Io vi dico tranquillamente, se la Juve aggiusta solo questa cosa qui, solo questo deve aggiustare, poi fa il 35% di possesso palla, crea occasioni solo sui calci d'angolo, anche se secondo me sono strutturate insieme, giochi in orizzontale, gioca nella propria metà campo e poi riparte. Ma a me queste cose lasciano il tempo che trovano, non sono le cose su cui mi focalizzo. Però una squadra che, cavolo, fa un gol e lo fa dopo 10 minuti, e lo fa Firenze dopo 10 minuti, e lo fa col Monza dopo 10 minuti, o va a Bergamo per fare 0-0, perché a Bergamo si è andato per fare 0-0, anche a Milano col Milan, poi l'espulsione cambia tutto, quindi un episodio. Questi approcci qua
devo dirvi la verità, per una squadra che fortunatamente è lì, può provare a fare un miracolo, può provare veramente a fare un miracolo contro questa Inter, perché non solo, ribadisco e ripeto, non solo tecnicamente, ma tatticamente e per approccio, allora bisogna fare quel passo in più. Se migliora anche solo questo, io mi ritengo soddisfatto. E non sto parlando di chissà quale miglioria, di una roba che devi andare sul mercato e spendere 100 milioni a gennaio, o devi lavorarci sul campo quotidianamente. No, è soltanto la volontà di dire un gol non è sufficiente, santo Dio. Un gol non è sufficiente perché c'è caso che il bottino pieno non me lo porto a casa. Solo questo. Fatemi sapere se siete d'accordo con me qui sotto nei commenti.